Siamo presso la sede di Confimprese Taranto. Ho al mio fianco Federico Greco, che ne è il presidente provinciale. E allora, Greco, consideriamo un po' il momento che stanno vivendo gli imprenditori alla luce delle restrizioni, limitazioni pesanti sull'attività lavorativa che incidono terribilmente proprio sulle tasche e nelle tasche dei titolari di impresa, e vediamo questi ristori finora promessi, perché parliamo sempre di ristori promessi. Su questi ristori lei che giudizio si sente di esprimere? Ma buongiorno a tutti. Guarda Luigi, i ristori andrebbero anche bene. Il problema è che hanno limitato comunque le aziende che possono comunque accedere a quei ristori, togliendo comunque la gran parte dei codici Ateco, e quindi di conseguenza ci sono tantissime aziende che, pur non lavorando, comunque non potrebbero ricevere i ristori. Se poi associamo a tutto questo il pagamento che doveva avvenire ieri di tasse, contributi e così via, praticamente abbiamo fatto praticamente il quadro completo della presa in giro dello Stato nei confronti delle aziende. Questo essenzialmente è ciò che è capitato, perché è vero che alcune attività sono state sicuramente penalizzate, ma è anche vero che altre attività che sulla carta non sono penalizzate, ma sono penalizzate comunque per una mancanza di vendita, per una mancanza di forniture di servizi, e quindi di conseguenza di che cosa stiamo parlando? Qui hanno fatto praticamente il giochetto dei colori, verde, giallo, arancione, rosso, per fare in modo di non sborsare chissà quanti soldi, ma comunque le aziende sicuramente ne avranno sicuramente delle ripercussioni negative. Faccio un esempio. Io sono titolare di un'impresa di comunicazione. Io non ricevo contributi pubblici, ma io vivo di raccolta pubblicitaria. Ovviamente la raccolta pubblicitaria si spegne, precipita, nel momento in cui io, il core business, sono ristoratori, bar e quant'altro, nel momento in cui il ristorante sta chiuso, il bar sta di fatto chiuso, chiaramente, ecco, giusto per rendere l'idea, chiaramente la raccolta pubblicitaria si riduce all'osso, ma questa è una faccenda mia personale, potremmo andare oltre. Consideriamo le aziende produttrici di vini, quelle aziende che riforniscono i ristoranti. Scusate, con i ristoranti chiusi, l'azienda vinicola chiaramente riduce al minimo le sue vendite. E quindi è tutto, dicevo, un sistema che crea un circolo vizioso e non virtuoso. Per carità, il Covid c'è ed è terribile e uccide, però mentre in altri paesi esteri i ristori ci sono e sono consistenti ed effettivamente dopo pochi giorni gli imprenditori si trovano l'accredito sul proprio conto bancario, qui in Italia Conte fa continue performance televisive, continue conferenze stampa studiate nei minimi particolari come effetto mediatico, cercando anche l'ora più idonea per catturare più audience, però poi alla fine il piatto piange e questi ristori, questi soldi tanto strombazzati non ci sono. Ma guarda, il problema è proprio il termine. Allora, ristoro sicuramente dovrebbe rimborsare le aziende del mancato fatturato. Io personalmente nel primo lockdown non ho voluto assolutamente accedere alle richieste di ristori, perché secondo il mio modo di vedere le cose non erano ristori, ma erano essenzialmente degli oboli.
Elemosine, perché 600 euro è un'elemosina. Delle elemosine. A tutt'oggi assistiamo a un'altra elemosina data dallo Stato a una parte sicuramente di codici di produzione e quindi a una parte di codice Ateco, mentre dall'altra praticamente pretende il pagamento delle tasse, pretende comunque determinati adempimenti e così via. Ora, quello che sicuramente dovremmo chiedere tutti, a prescindere dal settore di appartenenza o meno, quello che dovremmo chiedere tutti, innanzitutto, coerenza, perché in questo momento non ce n'è assolutamente. Addirittura il 20 di novembre scade praticamente un bando ristoratori, dove c'è comunque un voucher per chi acquista comunque prodotti di origine DOP, IGP o prodotti DOC, proprio per cercare di aiutare comunque le aziende vinicole e così via. Ma se comunque i ristoratori sono chiusi, comunque gli alberghi sono chiusi, comunque pizzerie, enoteche e così via sono chiuse, perché ad esempio bloccare al 20 e non prolungarlo? Perché comunque dà diritto a un voucher o a un rimborso da 1.000 a 10.000 euro. E così si potrebbe aiutare comunque quel settore. E ma gli altri settori? Come potrebbero essere aiutati? Sicuramente con un aiuto ben definito e sicuramente non assolutamente con le promesse del poi arriveranno i soldi, per il semplice motivo che comunque le aziende non possono aspettare a quando arriveranno o a quando comunque il governo si ricorderà di terminare comunque il pagamento dei ristori. L'altro aspetto che mi inquieta e mi fa avere pericolosi dubbi, ora si ipotizza un certo allentamento delle misure restrittive in occasione del Natale. Per carità, il Natale è una festa sacra, il Natale è un momento di incontro per tutti ed è giusto che ognuno lo viva, no? Con la propria famiglia, con i familiari più stretti. Però queste aperture che potrebbero esserci, dice Conte, per dare un po' fiato all'economia, e si tratterebbe di una decina di giorni, sì, è vero che daranno anche un po' fiato all'economia, però poi rappresentano quasi un contentino e rappresentano una risposta tanto ipocrita quanto pericolosa, perché se tu mi hai chiuso tutto per tanti giorni, poi che fai? Per quei 10 giorni mi apri e in quei 10 giorni il virus non si blocca, anche il virus festeggia il Natale, per cui bisogna essere coerenti. Allora, hai stabilito le restrizioni, benissimo, fai le restrizioni sempre anche nel periodo natalizio, ovviamente dando ristori che siano ristori reali e non virtuali. Questa storia del Natale mi sembra una caricatura, perché poi in questo periodo in cui chiaramente, giustamente, la gente tra virgolette si esalta un po' e quindi trasgredisce e quindi certe misure verrebbero pericolosamente allentate, poi rischiamo che a gennaio ci troviamo punte da capo, anzi peggio ancora. Allora, se dobbiamo stringere la cinghia, stringiamola, però ripeto, con misure economicamente adeguate. Ma anche qui Luigi c'è da contestare e contestare parecchio, perché sì, è vero. Allora, facciamo l'ipotesi, riapertura dall'8 al 5 di gennaio. Sì, si darebbe modo comunque a determinate attività di poter lavorare, ma se precedentemente non ci sono soldi, come farà la gente a spendere e ad immettere denaro fresco all'interno dell'economia? Il problema è questo. Quindi che cosa mi apri? Il solito contentino. Ma neanche il solito contentino, perché comunque tieni presente che chi sarà costretto a lavorare, perché comunque deve raccogliere soldi per mantenere in piedi l'attività, comunque dall'altra parte dovrà impiegare comunque soldi, e se quei soldi
inizialmente non ci sono, mi devi spiegare come fa a mantenere comunque in essere lo stipendio del personale, le spese fisse dei locali e così via. Ma di che cosa stiamo parlando? Quindi di conseguenza è effettivamente un aggrapparsi, è uno scivolare sicuramente sugli specchi, cioè non si va assolutamente da nessuna parte. Per concludere, Grico, questa purtroppo piaga, questa situazione non finirà presto, finirà, diciamocelo apertamente, nel momento in cui arriverà il vaccino. E quindi è probabile, anche molto plausibile, che si arrivi fino a maggio, aprile-maggio, in questa situazione. Immagino cosa significhi per l'economia, per le imprese, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, non considero maggio, 5 mesi. 5 mesi in cui si paralizza l'economia. E ripeto, lo voglio sottolineare per non essere frainteso, se ci devono essere le restrizioni, i lockdown, i coprifuoco, tutto quello che volete voi, d'accordo, è necessario, gli studiosi, i vari epidemiologi e quant'altro lo ritengono opportuno, chiudere l'Italia, va bene, chiudiamo l'Italia, ma diamo i ristori, perché ripeto, in questo mondo, con questi 5 mesi di buio assoluto, veramente l'Italia piomberà nella miseria, faremo la fine dell'Argentina. Ma guarda Luigi, il problema è che nel baratro siamo già caduti. Se tu consideri solamente che... Mi scusi, e tante imprese che hanno chiuso, non riapriranno, non alzeranno più la saracinesca, e questo è evidente. Appunto per questo, perché fino a questo momento hanno chiuso circa su Taranto e provincia 400 aziende. Piccole, micro, come le vogliamo chiamare. Comunque... pensando solamente ai datori di lavoro, erano 400 posti di lavoro. Se poi andiamo a considerare che comunque ci lavora tutta la famiglia o comunque almeno un addetto... Un dipendente con la sua famiglia. Andiamo a pensare comunque che già su Taranto comunque si ha un deficit di lavoro di circa 1.000-1.500 persone. Questo dato sicuramente purtroppo salirà. Non perché io sono pessimista o perché voglio assolutamente vedere, non leggere bene i numeri, ma purtroppo entro dicembre sicuramente ci sarà una moria di aziende assurdo, dove il numero sicuramente, secondo il mio modo di vedere, quasi raddoppierà, quindi si parlerà di circa 800 attività comunque chiuse, e su un'economia quale è quella di Taranto, che già comunque non navigava nell'oro, sicuramente si andrà verso comunque una desertificazione.